Come sapete, leggiamo oggi il 26esimo del Purgatorio. Dante, Stazio e Virgilio sono già arrivati, se ricordate, alla cornice ultima, quella dove ci sono i penitenti di lussuria, e stanno camminando facendo attenzione perché rimane poco posto sulla cornice tra il fuoco che viene fuori, lanciato insomma dal centro, dalla parete della montagna, e il precipizio dall'altra parte. Vi ricordate che Virgilio ha fatto un ammonimento a Dante, secondo cui lui doveva tenere gli occhi a freno, cioè fare attenzione, regolarli, il che abbiamo detto aveva un senso simbolico. Quindi adesso vediamo che anche in questo canto Virgilio torna ad avvertire Dante sui pericoli di questo fuoco. Lo leggiamo come al solito tutto di seguito, poi spiego, facciamo una pausa di 5 minuti durante la quale vi prego di inviare se ne avete i vostri dubbi alla chat e poi riprendiamo. Mentre che sì per l'orlo uno innanzi altro ce n'andavamo e spesso il buon maestro diceami guarda Giovi che io ti scaltro, feriami il sole in sull'omero destro, che già raggiando tutto l'Occidente mutava in bianco aspetto di cilestro, e io facea con l'ombra più rovente parer la fiamma, eppur a tanto indizio vidi molt'ombre andando ponermente. Questa fu la cagion che diede inizio loro a parlar di me e cominciarsi a dir colui non par corpo fittizio. Poi verso me quanto potean farsi certi si fero, sempre con riguardo di non uscir dove non fosse rarsi. O tu che vai, non per essere più tardo, ma forse reverente agli altri dopo, rispondi a me che in sete in foco ardo. Né solo a me la tua risposta è uopo, che tutti questi ne hanno maggior sete che d'acqua fredda Indo o Etiopo. Dimmi com'è che fai di te parete al sol, pur come tu non fossi ancora di morti entrato dentro dalla rete. Sì, mi parlava un dessi, e io mi fora già manifesto, se io non fossi atteso ad altra novità che apparve allora, che per lo mezzo del cammino acceso venne gente col viso in contrapposta, la qual mi fece a riminar sospeso. Li veggio d'ogni parte farsi presta, ciascun ombre baciarsi una con una, senza restar contente a lieve festa. Così per entro loro schiera bruna s'ammusa l'una con l'altra formica, forse a spiar lor via e lor fortuna. Tosto che parto l'accoglienza amica, prima che il primo passo li trascorra, sopra gridar ciascuna s'affatica, la nuova gente Sodoma e Gomorra, e l'altra nella vacca entra pasife, perché il torello a sua lussuria corra. Poi, come grue che alle montagne rife volasser parte e parti in per l'arene, queste del gel, quelle del sole schife, l'una gente sen va, l'altra sen vene, e torna lagrimando ai primi canti e al gridar che più lor si convene. Era scosto anzi a me, come davanti, essi medesmi che m'avean pregato, attenti ad ascoltarne i loro sembianti. Io, che due volte avea visto lor grato, incominciai, o anime sicure d'aver quando che sia di pace stato, non son rimase acerbe né mature le membra mie di là, ma son qui meco, col sangue suo e con le sue giunture. Quinci su vo per non esser più cieco, donna è di sopra che m'acquista grazia, perché il mortal per vostro mondo reco. Ma se la vostra maggior voglia sazia tosto divegna, sì che il ciel v'alberghi, che è pien d'amore e più ampio si spazia, ditemi a ciò che ancor carte ne perghi, chi siete voi e chi è quella turba che se ne va di retro ai vostri terghi. Non altrimenti stupido si turba il montanaro e rimirando ammuta, quando roccio e salvatico si urba, che ciascun'ombra fece in sua paruta. Ma poi che furon di stupore scarche,
la qual negli altri cuor tosto s'attuta. Beato te che delle nostre marche, ricominciò colei che prima mi chiese, per morir meglio, esperienze in barche. La gente che non vien con noi, offese di ciò perché già Cesar trionfando, regina contra sé chiamarsi intese. Però si parte un soldo magridando, rimproverando a sé com'hai udito, e aiutan l'arsura vergognando. Nostro peccato fu ermafrodito. Ma perché non osservammo umana legge, seguendo come bestie l'appetito, in obbrobrio di noi per noi si legge, quando partirci il nome di colei che si imbestiò nell'imbestiate schegge. Or sai i nostri atti e di che fummo rei. Se forse a nome voi sapete chi siamo, tempo non è di dire, e non saprei. Farotti ben di me volere scemo. Son Guido Guinzelli. E già mi purgo per ben dolermi prima che allo stremo. Quali nella tristizia di Ligurgo si fer due figli a riveder la madre, tal mi feci io, ma non a tanto insurgo, quando io odo nomar se stesso il padre, mio e degli altri miei miglior che mai, rime d'amor usar, dolce e leggiadre. E senza udire dire pensoso andai, lunga fiata rimirando lui, né per lo foco e la piuma pressai. Poi che di riguardar pasciuto fui, tutto m'offersi pronto al suo servigio, con l'affermar che fa credere altrui. Ed egli a me, tu lasci tal vestigio per quel chiodo in me tanto chiaro, che l'ete non può porre né far bigio. Ma se le tue parole or verdurarono, dimmi che è cagion perché dimostri nel dire e nel guardar d'avermi caro. E io a lui, li dolci detti vostri, che quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro incostri. O frate, disse, questi ch'io ti cerno col dito e a dito uno stirto innanzi, fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d'amore e prose di romanzi soverchio a tutti e lascia a dirgli stolti che quel di lemosì credon cavanzi. A voce più che al ver drizzan li volti e così ferma sua opinione, prima carta o ragion per lor s'ascolti. Così fer molti antichi di glittone, di grido in grido pur lui dando pregio, finché l'ha vinto il ver con più persone. Or se tu hai sì ampio privilegio che licito ti sia l'andare al chiostro nel quale è Cristo abate del collegio, falli per me un dir d'un pater nostro, quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccar non è più nostro. Poi forse per dar luogo altrui secondo che presso avea, disparve per lo foco, come per l'acqua il pesce andando al fondo. Io mi fei al mostrato innanzi un poco e dissi che al suo nome il mio disirio apparecchiava grazioso loco. E cominciò liberamente a dire: Tan m'abbellis vostre cortes de mani, chi è un ogni ques mi voglia vo scoprire. Io sì Arnal che ploreva o cantando, con Siro svei la passada folor e vei già un sello gioi che sper denari. Ara von prec, per aquella valor che vos guida il son della scalina, sovegna vos a temps de madolor. Poi s'ascose nel fuoco che li affina. Allora, e forse ricorderete che qualche settimana fa io vi avevo annunciato che gli ultimi canti del Purgatorio come regno, perché a partire dalla settimana prossima cominceremo già ad avviarci verso l'Eden, questa è invece l'ultima cornice del Purgatorio vero e proprio. Che questi ultimi canti erano dedicati a degli incontri con i poeti.
Avevamo accennato, quando abbiamo letto il canto 23esimo, all'ipotesi secondo cui anche nell'incontro tra Dante e Forese Donati ci fosse un cenno alla tensione che avevano scambiato da giovani. Vi ricordate che trovandosi nella cornice della gola con questo suo amico, quando Forese gli domanda sulla sua condizione, che sta visitando Dante vivo il mondo dei morti, per giustificare il bisogno del riscatto da parte di Virgilio, riferendosi alla selva oscura che a noi è stata presentata all'inizio del libro, aveva parlato di una vita sociale che avevano portato insieme Dante e Forese, che secondo alcuni studiosi allude appunto a questa tensione, che è come se attraverso questo episodio Dante stesse prendendo le distanze da questo tipo di letteratura giocosa, non ispirata dall'amor divino, come invece nel canto 24 Dante afferma che è stata ispirata alla poesia del Dolce Stil Novo. E quindi, indipendentemente da queste interpretazioni che non tutti condividono sulla presenza della materia metapoetica nel canto 23esimo, è senz'altro nel canto 24 che la poesia in lingua volgare viene fortemente tematizzata, forse ricorderete, attraverso l'incontro di Dante con Bonaggiunto Viciani da Lucca, che riconosce Dante come quello che trasse fuori le nuove rime. Scrivendo questi versi della canzone della Vita Nuova, Donne che avete intelletto d'amore, e che appunto in questo dialogo tra Dante e Buonaggiunta si enuncia questa nuova poetica del Dolce Stil Novo come quel modo di poetare che insomma caratterizza il Dante precedente, la commedia e i suoi amici fiorentini, come ispirata dall'amore. Dante infatti risponde: io mi sono unche quando amor mi ispira noto, e a qual modo che è detta dentro vo significando. Allora, lì senz'altro diciamo c'è un pezzo di storia della poesia contemporanea per Dante, vero? Perché appunto Buonaggiunta capisce soddisfatto qual è la differenza tra lui come rappresentante dei toscani che avevano imitato i siciliani stessi nominati metonimicamente attraverso il notaio Jacopo D'Alentini e Guittone d'Arezzo, perché loro erano diversi da questo Dolce Stil Novo di cui Dante sta parlando. Questo tutto nel canto 24. Poi abbiamo avuto la settimana scorsa la sfida di leggere il canto 25, un canto fortemente scientifico, filosofico, ma anche teologico, nel quale Stazio, di fronte alla domanda di Dante su come mai le anime che non hanno bisogno di essere alimentate potessero dimagrire, fa questa esposizione molto lunga e molto complessa che riguarda il rapporto tra corpo e anima, vi ricordate? Fin dalla concezione, e su come l'anima razionale, diciamo includendo in sé quella vegetativa e quella sensitiva, si porta con sé la capacità di soffrire caldi e geli, anche di avere dei godimenti sensoriali nell'aldilà dove non c'è più il corpo. Ora si riprende appunto a parlare di poesia. E probabilmente, come cercherò di condividere con voi dopo, la spiegazione di Stazio sulla concezione non è banale per capire anche quello che Dante sostiene qua in questo canto. Allora, riprendiamo la narrazione. Mentre che sì per l'orlo uno innanzi altro ce ne andavamo, cioè mentre che ce ne andavamo camminando in fila indiana, sempre Virgilio, Stazio e terzo appunto Dante, sull'orlo della cornice,
spesso il buon maestro diceva: mi guarda, Giove, che io ti scaltro. E spesso mi ripeteva Virgilio: stai attento che ti giovi il fatto che io ti metta in guardia, cioè ricordando simbolicamente il pericolo della lussuria e l'importanza di ricordare il monito della ragione di fronte alle tentazioni. Feriami il sol in sull'omero destro, che già raggiando tutto l'occidente mutava in bianco aspetto di cilestro, cioè il celeste diventava tutto bianco, secondo i calcoli che fanno gli astronomi. Se il sole feriva in questo modo, erano più o meno le 4 e mezza di pomeriggio. Dante in questi canti è particolarmente accurato nel segnare il passare del tempo, forse perché sta per arrivare la sera tra un po', e come noi ormai sappiamo, perché Dante ha già passato ben 2 notti nel purgatorio, si avvicina il buio che impedisce la salita, quindi dobbiamo aspettarci una nuova notte, che infatti Dante narrerà nel canto prossimo. E al verso settimo, io facea con l'ombra più rovente parer la fiamma. Cioè, siccome il sole comincia ad abbassarsi dopo il mezzogiorno, l'ombra di Dante, interrompendo il passaggio del sole che rende la fiamma meno vivace, l'ombra di Dante la rende più rossa, eppure a tanto indizio, e solo con un indizio così sottile, vidi, dice Dante, molte ombre che mentre andavano, cioè senza smettere di camminare, ponevano mente, cioè che le anime guardavano solo questo indizio, chiaramente, come di solito capita nel purgatorio, capendo che Dante ha un vero corpo perché progetta un'ombra. E allora le anime, vedendo che, a differenza dei corpi immateriali di Virgilio e di Stazio, quello di Dante fa più rovente la fiamma, cominciano a parlare di lui. Al verso decimo, questa fu la cagion che diede inizio loro a parlare di me e cominciarsi a dire: colui non par corpo fittizio. Qui è interessante perché queste anime, che come sappiamo si sono macchiate di lussuria, pongono il dubbio, che poi Dante confermerà, non sul carattere di Dante vivo, ma invece sul corpo di Dante, vero? L'importanza che per l'amore sensuale al corpo si manifesta anche attraverso questo modo di fissare Dante, guardandolo come un vero corpo, come quelli, insomma, da cui sono stati tentati in vita. E dopo essersi parlati tra di loro, al verso 13, poi verso me, quanto potean farsi, certi si fero, sempre con riguardo di non uscire dove non fosse rarsi. Cioè, poi si avvicinarono, cioè vennero verso di me, scusate, scusate. Allora, si avvicinarono dentro la fiamma, verso l'orlo dove c'è Dante, tutto quello che potevano, ma facendo sempre attenzione di non uscire fuori dalle fiamme, quindi di non interrompere la purgazione che desiderano di avere, non solo devono. E allora, al verso 16, una di queste anime si rivolge a Dante: o tu che vai, non per essere più tardo, ma forse reverente agli altri dopo, rispondi a me che in sete in fuoco ardo. Allora, quest'anima osserva che l'ordine in cui camminano Virgilio, Stazio e Dante non risponde a una maggior lentezza o pigrizia da parte di Dante, ma a una gerarchia tra i poeti. E quindi esprime questo: tu che cammini, non perché ci metti di più a camminare degli altri, ma forse per reverenza dopo gli altri. Questa osservazione che fa questo personaggio
È molto interessante perché, come forse avrete sentito durante la prima lettura, e ora cercherò di spiegarvi, in questo episodio Dante riconoscerà esplicitamente una sua filiazione con la poesia precedente. Il fatto che qui quest'anima, che come poi vedremo è anche lui un poeta, riconosca l'atteggiamento di reverenza di Dante nei confronti dei poeti latini, in qualche modo presenta, diciamo, una doppia filiazione di Dante, quella con i poeti antichi, dietro i quali si mise Sesto nel limbo, questa fila, diciamo, selettissima a cui faceva capo Omero, e cui appartiene ovviamente Virgilio come il massimo poeta latino, seguito, come forse ricorderete, da Orazio, Ovidio e Lucano. Quel mettersi sesto tra cotanto senno, come esprime il verso 102 di quel canto quarto, sembra di associarsi, di integrarsi in questo episodio con un'altra filiazione, che è quella di Dante come rimatore in lingua volgare. E quindi non sembra casuale che questo poeta riconosca che Dante va dietro i poeti latini, come se fosse consapevole che quello che lui stesso gli ha insegnato trova un complemento con quell'ispirazione divina che secondo Dante aveva ispirato anche l'Eneide e l'Egloga IV. Vi ricordate, abbiamo parlato più volte del fatto che Virgilio nel Medioevo era ritenuto una sorta di profeta pagano, vero? E perciò Dante si mette sesto tra cotanto senno, perché considera che lo stesso Dio vero che aveva ispirato i poeti pagani senza che loro capissero che era veramente qual era la funzione provvidenziale del loro messaggio, è lo stesso Dio che ispira lui eccezionalmente ormai nell'era cristiana, vero? Allora, quest'anima ha notato che Dante ha reverenza nei confronti dei poeti latini e gli chiede: rispondi a me che in sete e in fuoco ardo. E al verso 19 chiarisce: né solo a me la tua risposta è uopo, che tutti questi n'hanno maggior sete che d'acqua fredda, Indo o Etiopo. Allora, e non è duopo, cioè necessaria la tua risposta solo a me, già che tutti questi, cioè gli altri penitenti di lussuria che sono dentro al fuoco, hanno maggior sete della tua risposta, della sete di acqua fredda che hanno quelli che sono in India o in Etiope, e cioè in Etiopia, e cioè nelle regioni più torride. Ecco, questo modo di parlare di quest'anima ricorda un po' come parla lo stesso Dante, no? Intanto il gioco di parole che fa con il termine sete, detto al verso 18, detto di nuovo al 20, e parte appunto della iperbole, insomma. Ve lo faccio notare perché Dante starà appunto notando che l'anima che parla è abbastanza forbita, ha una conoscenza linguistica notevole. Non tutte le anime dei morti parlano con queste immagini. E adesso al verso 22 continua a parlare questo penitente: dinne com'è che fai di te pareti al sol, pur come tu non fossi ancora di morte entrato dentro dalla rete. Cioè, dici com'è che con il tuo corpo tu fai una parete al sole, quindi impedisci il passaggio dei raggi, come se tu non fossi ancora entrato dentro la rete della morte. Anche questa ultima metafora chiaramente indicativa del fatto che, come capiremo tra un po', l'anima di quello che sta parlando è appunto un poeta. Quindi al verso 25, sì mi parlava un dessi, cioè così mi parlava uno di loro,
E io mi fora già manifesto se io non fossi atteso ad altra novità caparve allora. Cioè, e Dante dice, io avrei subito risposto, quindi mi sarei manifestato immediatamente, se la mia attenzione non fosse stata attratta da un'altra novità che apparve in quel momento. Quindi Dante non risponde subito perché si distrae da un'altra fila di gente che ora descriverà al verso 28. Che per lo mezzo del cammino acceso venne gente col viso in contraccuista, la qual mi fece arrivirar sospeso. Giacché per mezzo del cammino acceso, cioè della fiamma dentro la quale camminavano i penitenti, arrivò un'altra gente, un altro gruppo di anime che aveva il viso contro di loro, quindi che camminavano in direzione opposta. La quale mi fece rimanere in sospeso a osservare. E al verso 31, lì veggio d'ogni parte farsi presta ciascun'ombra e baciarsi una con una, senza restar contente a breve festa. Allora, quando si incrociano le anime dei due gruppi, si baciano velocemente. Senza restare, cioè si baciano e continuano, soddisfatte da questa festa breve, da questa casta celebrazione dell'incontro. Chiaramente è un modo di lavorare sulla lussuria che stanno purgando, vero? Così è qui una bellissima similitudine, la prima di ambito animale. Delle tante che ci sono nel canto. Così per entro loro schiera bruna s'ammusa l'una con l'altra formica, forse a spiar lor vie e lor fortuna. Dante dice: è lo stesso modo in cui nella schiera bruna, cioè nella fila oscura, una con un'altra formica s'ammusano, cioè uniscono il muso e continuano a camminare. Forse raccontandosi velocemente la loro strada e la loro fortuna. Qui è interessante questo paragone perché ricordate che già nel canto dei lussuriosi dell'inferno c'era una primissima similitudine che torna più volte con gli uccelli, vero? Con le gru, con le colombe, gli stornini, gli stornei, e quando abbiamo letto quel canto quinto dell'inferno abbiamo osservato come le similitudini con le bestie sembrano di rispondere alla considerazione generale dei peccati di incontinenza come quelli consistenti appunto nel comportarsi per istinto come animali senza moderare la passione con la ragione. Ma in questo caso è interessante perché la castità con la quale si salutano le anime viene paragonata all'atteggiamento delle formiche che tengono di più al loro lavoro e continuano la loro strada senza fermarsi a insomma baciarsi come fanno queste anime, vero? Allora, poi considerate anche il fatto che nelle città medievali, che chiaramente erano più piccole, la gente che si incrociava per strada di solito si conosceva e quindi se si salutavano, cioè si fermavano a parlare, non capitava come magari capita che noi incrociamo un vicino e gli diciamo buongiorno e continuiamo. Quindi questo atteggiamento, Dante... Visto che non è un'esperienza comune degli umani, quella di baciarsi e continuare a camminare, fa questo paragone con l'atteggiamento delle formiche, vero? Allora, al verso 37, tosto che parto l'accoglienza amica, prima che il primo passo li trascorra, sopra gridar ciascuna s'affatica. Allora, immediatamente, diciamo, sorpassano l'amico che hanno incrociato. Prima di fare il primo passo, dopo aver salutato,
ognuna delle anime si affatica a sopragridare, cioè a gridare gli uni sopra gli altri, quindi a urlare con tutte le forze pur di far, insomma, prevalere la propria parola su quella altrui. E che gridano, al verso 40, la nuova gente Sodoma e Gomorra, e l'altra nella vacca entra Pasife perché il torello a sua lussuria corra. Allora, il fatto che il gruppo di anime che sta arrivando ora, e cioè un gruppo chiaramente diverso da quello cui appartiene questo personaggio che si era rivolto a Dante, no? E che gli aveva domandato: dici chi sei, che stai facendo vivo qua? Dante non ha ancora risposto perché appunto ha visto che arrivava un'altra schiera. Quelli nuovi della nuova schiera urlano Sodoma e Gomorra, cioè il nome chiaramente di queste città bibliche che sono state punite da Dio con la pioggia di fuoco per la perversione sessuale dei loro abitanti. Vi ricordate che Virgilio nomina Sodoma nel canto 11 dell'Inferno, quando spiega a Dante l'ordinamento dei peccati infernali, per appunto alludere per antonomasia ai sodomiti che Dante troverà tra i violenti contro Dio nel settimo cerchio. Quindi, al di là della cultura biblica che ognuno di noi ha, il solo fatto di aver letto l'Inferno ci fa capire che questa schiera che sta arrivando è la schiera degli omosessuali, e questo ci fa subito notare una differenza di criterio nel collocare gli omosessuali nell'inferno, nel settimo cerchio, cioè tra i violenti contro Dio nella natura che è la figlia di Dio, e invece i lussuriosi eterosessuali in un cerchio meno grave, che è il secondo, quello della lussuria, appunto, molto più superficiale, il secondo cerchio, mentre invece nel purgatorio i penitenti di lussuria, omosessuali ed eterosessuali, occupano lo stesso posto. Va bene? Poi torneremo un attimo a parlare di questa divergenza. Allora, la nuova gente, cioè la schiera che sta arrivando ora, urla Sodoma e Gomorra, e l'altra, quella a cui appartiene l'anima che stava parlando con Dante, ricorda il mito di Pasifae, questa lussuriosa che si innamora del toro, per cui si fa costruire una vacca di legno, si mette dentro e viene appunto non mi viene la parola, fecondata, ecco, dal toro, per cui nasce il minotauro che abbiamo trovato appunto nel cerchio della violenza, vero? Allora, poi si tornerà su questo, perché l'anima con cui sta parlando Dante spiegherà perché si urlano queste voci, e al verso 43, cioè queste si incrociano, si danno un bacio casto, continuano a immediatamente urlano gli omosessuali Sodoma e Gomorra, gli altri, l'esempio di Pasifae, e poi come grue che alle montagne rife volasser parte in per l'arene, queste del gel, quelle del sole schife, l'una gente se va, l'altra sen bene, e torna lagrimando ai primi canti e al gridare che più loro si convene. Allora, nel separarsi, Dante, per indicare come ognuna, dopo essersi incrociata con l'altra, se ne allontana, si serve di una similitudine, di nuovo, insomma, relativa a un animale. Abbiamo prima visto le formiche, poi Pasifae e il toro, e ora le gru, cioè gli uccelli, che come gru che in parte volassero
verso le montagne Rifei, i monti Rifei che Dante, insomma, ubicava come tutto il mondo antico in un nord orientale molto freddo. E parte verso la sabbia, cioè i deserti caldi dell'Africa. Queste del gel, quelle del sole schife, cioè quelle che volano verso sud, diciamo verso l'Africa, fuggendo dal ghiaccio, e quelle che vanno verso i monti Rifei, schifando, quindi cercando di evitare il sole, così nello stesso modo l'una gente sen va, l'altra sen viene, quindi alcuni se ne allontanano, si allontanano da Dante, altri vengono verso di lui e tornano lagrimando, piangendo ai primi canti e al gridare che più loro si convene. Dunque, il fatto che Dante si serva di questa similitudine degli uccelli, che alcuni vanno verso il freddo, altri verso il caldo, sembra anche di connotare di naturalezza e non naturalezza, le anime degli eterosessuali e degli omosessuali, perché diciamo il movimento scontato, diciamo, degli uccelli è quello di andare verso il caldo, non verso il freddo, vero? Quindi è come se attraverso questa similitudine Dante stesse connotando di contronatura il movimento degli eterosessuali. E al verso 49 era raccostanzi a me come davanti, essi medesimi che m'avean pregato, attenti ad ascoltarne i loro sembianti. Cioè, siccome si sono già incrociati con l'altra schiera, adesso di nuovo le anime che prima volevano sapere sulla condizione di Dante, di nuovo si avvicinano a lui e si mostrano attenti ad ascoltare la spiegazione di Dante sulla propria straordinaria condizione di uomo vivo nel purgatorio. Allora Dante, al verso 52, che prima avrebbe risposto volentieri, ma si era lasciato distrarre da questo arrivo della nuova schiera, io che 2 volte aveva visto lor grato, cioè io che avevo capito con quanto gradimento loro aspettavano la mia risposta, incominciai: o anime sicure d'aver quando che sia di pace stato, non son rimase acerbe né mature le membra mie di là, ma son qui meco col sangue suo e con le sue giunture. Allora, Dante, diciamo, per incoraggiare queste anime che stanno bruciando, no? Si rivolge a loro attraverso un vocativo che dà molta speranza. O anime, siete sicure di avere, quando che sia, nel momento in cui finirete, insomma, la purgazione, uno stato di pace? È vero che, sta confermando Dante, le membra mie, cioè il mio corpo, non è rimasto né immaturo né maturo di là nella terra, ma sono qui con me, con il sangue e con le articolazioni. Vedete come di nuovo, in coerenza con queste prime parole che i penitenti esclamano nei confronti di Dante, questo corpo non par fittizio, anche Dante dà dettagli materiali della propria corporeità. E adesso, dopo aver confermato che effettivamente lui è vivo e sta facendo questo viaggio con il corpo materiale, al verso 58 giustifica come mai gli è stato concesso di fare il viaggio: quinci subo per non essere più cieco. Cioè, sto facendo questo viaggio per non essere più cieco, cioè per vedere chiaramente qual è la strada del bene. Donna è di sopra che m'acquista grazia perché il mortal per vostro mondo reco. Cioè, di sopra c'è una donna che ha acquistato da Dio una grazia per me, grazie alla quale io
Sto recando, portando il mio corpo, il mortale, per il vostro mondo. Quindi vedete come riassume, quasi saltando, diciamo, Virgilio, che di solito di fronte alla perplessità per la sua condizione, lui dice: colui che attende qua, per là, per qui mi mena. Quindi in questo caso parla direttamente di Beatrice. Annunciando che, annunciando, diciamo, come scrittore, che il suo arrivo è imminente. Lo sappiamo fin dall'inizio del viaggio che Virgilio a un certo punto fira il suo magistero e che un'anima più degna di lui subentrerà, nel compito di guidare Dante nel paradiso celeste, vero? E immediatamente al verso 61, dopo aver confermato che è vivo e spiegato che ha una particolare grazia divina ottenutagli da una donna, adesso domanda come al solito chi sono questi penitenti. Al verso 61, ma se la vostra maggior voglia sazia tosto divegna, sì che il ciel v'alberghi che è pien d'amore e più ampio si spazia, ditemi a ciò che ancor cartene verghi, chi siete voi e chi è quella turba che se ne va diretto ai vostri tempi. Allora, Dante domanda, come al solito, attraverso questa struttura così difficile da rendere in italiano moderno, che è il sé desiderativo, no? Ma in nome che la vostra maggior voglia, che chiaramente è quella di vedere Dio, diventi sazia tosto, cioè in nome che voi possiate finire la purgazione al più presto, in modo che vi alberghi il cielo che è pieno d'amore e che si spazia più ampio, cioè l'empireo. È interessante che Dante, per riferirsi appunto alla salvezza, parli del cielo pieno di amore, perché questi che stanno purgando la lussuria hanno come obiettivo raggiungere l'amore per oggetto diritto, cioè l'amore rivolto verso Dio e non deviato, come invece è l'amore lussurioso. Allora, in nome che tosto, cioè subito, la vostra voglia maggiore, quella di vedere Dio, sia saziata, in modo che vi alberghi il cielo più ampio, pieno di amore, ditemi affinché io possa riempire ancora delle carte, chi siete voi, cioè chi è? Chi siete voi di questo gruppo, uno dei quali mi ha parlato, e chi è quella turba che se ne va dietro alle vostre spalle? Qui è molto interessante al verso 64, proprio in un canto in cui, come ora vedremo, verrà tematizzata la poesia volgare, che Dante si mostri come personaggio ormai consapevole del fatto che tutto ciò che sta vedendo e imparando durante il viaggio è destinato ad essere scritto in un libro. Quindi chiede aiuto, cioè chiede di sapere l'identità di queste anime per poter, non per una sua, diciamo, curiosità personale, bensì per ottenere l'informazione che gli serve per riempire le carte del libro che stiamo leggendo noi, relativo appunto a quest'ultima cornice. E allora, siccome Dante ha appena confermato che è vivo e che deve scrivere un libro con tutto questo che sta vedendo, al verso 67 reagiscono le anime del tutto ammirate della condizione di Dante. Non altrimenti stupido si turba lo montanaro, e rimirando ammuta, quando rozzo e salvatico si urba, che ciascun ombra fece in sua paruta. Allora,
nello stesso modo con cui reagirono le anime, vedendo che Dante è vivo di fronte a una novità così sconvolgente, come rimane turbato, stupito il montanaro, cioè il contadino che dalla montagna si inurba, cioè viene in città, essendo rozzo e selvatico, e ammutolisce rimirando. Questa è una descrizione che era abbastanza comune nelle cronache e appare anche nell'introduzione alla quarta giornata del Decameron, cioè la reazione di quelli che venivano nella campagna arrivando a una città importante come Firenze, per esempio, che rimanevano a bocca aperta di fronte, insomma, a questi palazzi, a queste chiese, al modo di vestire della gente, vero? Allora, così rimasero loro stupiti dalla condizione di Dante come uomo vivo, ma poiché furono di stupore scarche, la qual negli altri cuor tosto s'attuta, beato te che delle nostre marche, ricominciò colei che prima mi inchiese, per morir meglio esperienza in barche. Allora, è lo stesso personaggio che aveva parlato prima con Dante, dopo che si era, dopo che le anime si erano scaricate dallo stupore, lo stupore che nei cuori alti, nobili, si attutisce subito, tosto s'attuta, quindi diminuisce, perché la sorpresa sconvolgente è qualcosa che poi deve essere regolato, appunto, dall'animo, ricomincia quest'anima dicendo: beato te che delle nostre zone, cioè del purgatorio, stai imbarcando esperienza per morir meglio. Cioè, siccome Dante aveva detto, per non essere più cieco sto facendo questa strada, quest'anima associa appunto quella dichiarazione e dice: beato te che ti è stata data l'esperienza dell'aldilà, avendo ancora la possibilità di vivere per poi morire meglio, chiaramente morire, insomma, in pace con Dio. Siccome poi arriva la risposta è quasi senza, insomma, soluzione di continuità, comincia l'episodio più importante sulla poesia, appunto, suggerirei di fare la pausa ora, e vi chiedo di ricollegarvi tra 5 minuti. Nel frattempo, ovviamente, potete usare la chat per inviare le vostre domande. Grazie. Riguarda versi che non abbiamo ancora letto, quindi quando arriviamo li chiariamo, quello di che cosa è moderno per Dante, perché diciamo non siamo ancora arrivati a questo. Poi qualcuno domanda dove vanno i due gruppi che si salutano. Sono nella stessa cornice, come è già capitato anche, insomma, nell'inferno, per esempio, tra varie prodighi, si incrociano e continuano, si girano di nuovo, si incrociano e così via. Solo che Dante vede che questo succede una sola volta, perché non è lì il tempo sufficiente per farli, insomma, per vederli arrivare di nuovo. Canela domanda una cosa sul milione di Marco Polo. Marco Polo scrisse in francese il milione, il che era un'abitudine, insomma, della prima letteratura scritta da italiani, anzi la detta in carcere, insomma. Anche Brunetto Latini, per esempio, il maestro di Dante che lui incontra tra i sodomiti nell'inferno, aveva scritto, essendo fiorentino, la sua opera in francese. Non è qualcosa che c'entra con il canto in genere, vero? Qualcuno domanda se vanno in direzioni diverse. Sì, vanno in direzioni diverse, si incrociano. Sì, Dante lo legge in francese, il milione, però
ripeto, per non confondervi, non si parla di Marco Polo in questo canto, né del milione. Qualcuno chiede il link per sentire la mia conferenza del 14 ottobre, che ormai non mi ricordo più qual è, perché in queste settimane sono tante le cose su Dante cui sto partecipando. Quella del 14 deve essere quella a Madrid. Sì. Il link per sentirla deve essere un link di YouTube. Onestamente qua non ce l'ho, però se voi cercate su Google la modernità di Dante, immagino che ci siano tutti gli interventi che sono stati trasmessi attraverso YouTube del 13, 14 e 15 ottobre. Tra i quali il mio, che è il meno interessante per voi perché mi conoscete, però ci sono anche, insomma, degli interventi molto interessanti fatti da altri dantisti. Allora, il libro di Marco Polo, no, non era in latino, era in francese. Sì, è tra i primi libri scritti in lingua volgare, ma questo non contraddice quello che si dice ora, è nella seconda metà del canto, perché in nessun momento Dante parla del primo che scrisse in volgare. Ora, quando leggeremo la seconda parte, spero che rimanga più chiaro. Grazie degli auguri. Grazie, grazie, grazie. È un piacere celebrare con voi. Allora, riprendiamo dunque dal verso 76. Sta parlando questo penitente con il quale ha parlato Dante senza sapere ancora chi è fin dall'inizio del canto. Dante ha appena domandato non sull'identità, diciamo, individuale sua, bensì sull'identità del gruppo cui quest'anima appartiene e sull'identità dell'altro gruppo che li aveva incrociati prima. Allora, al verso 76 continua a parlare quest'anima e adesso si risponde alla domanda di Dante, cioè chi siete? La gente che non viene con noi offese di ciò perché già Cesar, trionfando, regina contra sé chiamar s'intese. Allora, la gente che non viene con noi, cioè il gruppo di anime che abbiamo appena incrociato, offese, si dà per scontato, la virtù divina, dello stesso peccato per cui già Cesare, trionfando nella guerra delle Gallie, si sentì chiamare regina. Qui Dante segue, insomma, un aneddoto. Secondo cui Cesare, giovane, aveva avuto un rapporto erotico con Nicomede III, il re di Bitinia, per cui si raccontava che tornando dalla battaglia lo chiamassero regina, celebrandolo al femminile. Quindi chiaramente è una perifrasi per indicare l'omosessualità. E continua appunto al verso 79, però si parton sodoma gridando, rimproverando a sé come hai udito e aiutan l'arsura vergognando. Cioè perciò si allontanano da noi urlando sodoma, rimproverando se stessi del peccato commesso, come hai udito prima, e aiutano l'arsura, cioè enfatizzano il contrappasso del fuoco con la propria vergogna. Quindi lo urlano per accelerare la purgazione. Ecco, questa spiegazione, esplicitazione del fatto che il gruppo di anime che questi penitenti hanno appena incrociato sono appunto i sodomiti, ci porta appunto a fare questa riflessione sulla diversa concezione della lussuria omosessuale nel purgatorio rispetto al trattamento che Dante ne diede nell'inferno.
Per capire questa, diciamo, divergenza è importante ricordare una divergenza generica che c'è tra le punizioni e la posizione dei peccatori dannati dell'inferno rispetto ai penitenti del purgatorio. Come abbiamo detto più volte, mentre nell'inferno le anime dei dannati stanno pagando eternamente la colpa di un peccato effettivamente commesso, o di più peccati, però insomma di fatti di cui non si sono pentiti, i penitenti del purgatorio, che chiaramente hanno anche loro peccato, sono stati perdonati di questi atti peccaminosi. Nel momento del pentimento, Dio ha perdonato i peccati effettivamente commessi, e quello che stanno purgando non è un atto o un insieme di atti, bensì una tendenza psichica verso ogni peccato capitale. Perché ricordo questa regola generale? Perché è quella che forse ci può aiutare a capire la diversa condizione degli omosessuali nell'inferno e nel purgatorio. Se ricordiamo i canti 15 e 16 dell'Inferno, che sono quelli dove Dante descrive la condizione dei sodomiti e narra il suo incontro commovente con Brunetto Latini, il suo maestro, ricorderete che, forse ricorderete, no? Io sono molto fiduciosa, che quando abbiamo parlato di quel canto, io vi avevo spiegato che la considerazione della sodomia come peccato contro natura e quindi come peccato contro Dio in sua figlia dipendeva dalla concezione, che è tomistica, della sodomia come violenza contro una sessualità naturale tesa alla riproduzione. E infatti nella Somma Teologica Tommaso tratta della sodomia in contiguità con l'onanismo, perché entrambe le colpe consistono nel versare il seme non a fini riproduttivi, ma in un modo sterile. E questo è, insomma, significativo se pensiamo anche alla punizione biblica della pioggia di fuoco e del deserto, che sono chiaramente connotati di sterilità in opposizione con la pioggia e una terra invece fertile, che Dante, come sapete, riprende, no? La pioggia di fuoco è appunto il contrappasso di tutti i violenti contro Dio. E quindi, diciamo, il peccato contro natura in qualche modo coincide con un peccato erotico, ma la considerazione di esso come violenza dipende dall'effettivo esercizio del versamento di seme non a fini riproduttivi. Non sembra casuale in questo senso la menzione che c'è stata nel canto scorso alla castità del matrimonio e chiaramente la centralità dell'atto della concezione nella spiegazione di Stazio. Però, invece, evidentemente, essendo stati perdonati da Dio questi atti violenti, è evidente dalla posizione degli omosessuali qua nella stessa cornice purgatoriale degli eterosessuali che come tendenza peccaminosa, lussuriosa, Dante non considera più grave la tendenza di attrazione verso lo stesso sesso di quanto non lo sia verso il sesso opposto. Il che è davvero molto notevole, difatti è una delle cose che gli sono state criticate, insomma, dai domenicani. Questo, diciamo, questo paragonare omosessuali ed eterosessuali nella stessa cornice, attribuendo chiaramente
lo stesso grado di gravità a entrambi i gruppi, se debbono essere nello stesso fuoco tutti insieme, vero? Si capisce questo? Bene, allora. Quest'anima ha risposto per quel che riguarda l'identità di quella schiera che si è già allontanata, adesso passa a parlare di quella a cui lui stesso appartiene, al verso 82. Nostro peccato fu ermafrodito, cioè eterosessuale, ma perché non servammo umana legge, seguendo come bestie l'appetito, in obbrobrio di noi, per noi si legge, quando partinci il nome di colei che si investiò nelle imbestiate schegge. Allora, noi fummo eterosessuali, ma siccome non osservammo una legge umana, cioè non regolammo attraverso la ragione gli istinti, seguendo l'appetito istintivo come delle bestie, in obbrobrio di noi, cioè per vergognarci noi stessi, da parte nostra si recita, si legge, quando ci allontaniamo, il nome di Pasifae, cioè quella che diventò una bestia dentro il legno imbestiato, cioè il legno che aveva la forma della vacca. E al verso 88, avendo spiegato a Dante perché loro urlano Pasifae, Pasifae e gli altri Sodoma e Gomorra, or sai i nostri atti e di che fummo rei. Cioè, ormai sai qual è di quali atti siamo peccatori. Se forse a nome vuoi sapere chi siamo, tempo non è di dire e non saprei. Cioè, se tu vuoi che io indichi ognuno di noi con il nome, non c'è tempo di dirlo, quindi sono tanti penitenti di lussuria e non saprei, non conosco tutti. E tuttavia, fortunatamente, ci dice chi è lui, al verso 91, farotti ben di me volere scemo. Cioè, tuttavia, il tuo volere di sapere di me lo farò scemo, cioè lo diminuirò, dicendoti appunto chi sono. Son Guido Guinizelli e già mi purgo per ben dolermi prima che allo stremo. Abbiamo qui un grande nome, Guido Guinizelli, un poeta bolognese morto nel 1270, quindi solo 30 anni prima di questo dialogo, perciò appunto giustifica il fatto di essere così avanti nella montagna, nell'ultima cornice, dice già mi purgo per essermi dolso, cioè per aver provato il dolore del pentimento prima di arrivare allo stremo, cioè quando potevo ancora peccare, e quindi ho fatto velocemente la montagna. Di Guinizelli abbiamo avuto modo di parlare quando abbiamo letto il canto 11 del Purgatorio. Non so se ricordate che Dante dedica ben tre canti alla cornice della Superbia, il 10, 11 e 12. In quello centrale narra il suo incontro con Oderisi da Gubbio, un miniatore che quando Dante lo chiama all'onor di Gubbio, siccome sta purgando appunto la Superbia, dice: in realtà io non sono l'onor di Gubbio, adesso c'è Franco Bolognese che dipinge meglio di me, e comincia un discorso molto importante e molto terapeutico per Dante, attraverso il quale insegna a Dante che la fama è effimera e che cambia nome come un vento, che è sempre la stessa aria e cambia nome a seconda della direzione in cui tira. E per dare esempi di quanto poco dura il nome di qualcuno nella voce degli umani, fa un brevissimo percorso di storia dell'arte medievale, dicendo: credette Cimabue averlo campo, cioè Cimabue credeva di essere il migliore, ora c'è Giotto. Però, fatto
a capire anche Giotto passerà quando arriverà un altro, perché la vostra fama, dice lui, è verde come, come l'erba, che poi viene decolorata dallo stesso sole che l'ha fatta nascere. E dopo essersi riferito appunto alla storia dell'arte, fa un riferimento alla storia della letteratura, che è quello che chiaramente più interessa Dante, dicendo che un Guido ha tolto la preminenza della poesia a un altro Guido. E questi due guidi sono l'antico, quello che è stato insomma superato in fama, e Guinzelli appunto, e l'altro Guido Cavalcanti, il primo amico di Dante, cui si allude nel decimo dell'inferno attraverso questa disperazione del padre di Cavalcante di Cavalcanti, vero? Allora, Guinzelli era infatti un poeta bolognese precedente il Dolce Stil Novo, di cui abbiamo avuto modo di parlare due settimane fa, che aveva scritto una canzone al cor gentil rempaira sempre amore, che evidentemente era stata presa come una sorta di manifesto dei poeti stilnovistici, perché poneva le basi filosofiche di un concetto importantissimo per gli stilnovisti, che riguarda la nobiltà d'animo, e cioè il fatto che la nobiltà non sia più, come tradizionalmente veniva intesa, un fatto di sangue, di eredità, bensì un seme che ogni individuo ha e che può fiorire indipendentemente dalla famiglia d'origine. E quello che Guinzelli dice in versi in questa canzone è che la nobiltà d'animo si riconosce perché dentro l'anima di chi è nobile c'è l'amore come potenza, cioè come virtuale possibilità di innamoramento effettivo. E cioè questa identità tra gentilezza di cuore o nobiltà d'animo e amore era infatti, era diventato poi uno dei concetti cardini del Dolce Stil Novo, di cui si vale anche Francesca quando vuole giustificare l'innamoramento di Paolo di se stessa, no? Quando Francesca fa questi celeberrimi versi, cita praticamente versi di Dante, perciò Dante poi insomma probabilmente sviene, no? Dicendo non al cor gentil rempaira sempre amore, come aveva detto Guinzelli, bensì amor che al cor gentil ratto s'apprende, per dire Paolo essendo nobile non poteva evitare insomma di innamorarsi di me. Quindi Dante sta vedendo qui una sorta di maestro suo e dei suoi amici del Dolce Stil Novo, e quindi si commuove moltissimo di starlo vedendo, e al verso 94 paragona la propria volontà di lanciarsi al fuoco per sottrarlo dalla sofferenza con il gesto che ebbero i figli gemelli di Psifile, che era stata condannata al patibolo per aver fatto morire il figlio del re Licurgo, cui era, che gli era stato affidato, si era distratto ed era stato morso da un serpente, e quindi avevano condannato lei al patibolo, se non che gli dei gli mandarono i figli che la sottrassero. Allora, ricordando appunto quest'amore filiale, Dante al verso 94, sono finite le parole di Guinzelli: quali nella tristizia di Ligurgo si fer due figli a riveder la madre, tal mi feci io, ma non a tanto insurgo, quando io odo nomar se stesso il padre mio e degli altri miei migliur che mai rime d'amor usar dolci e leggiadre. Allora dice, così come nella sofferenza di Ligurgo si fecero i due figli nel rivedere la mamma, così mi feci io, cioè volendo
salvarlo dal fuoco, ma non a tanto insurgo, non oso fare così tanto, chiaramente perché Dante sa che questa è giustizia divina, poi si brucerebbe, vero? Quando io odo, vedete che è passato al presente, talmente drammatico è questo momento, quando io odo nominare se stesso il padre mio e il padre degli altri migliori di me che mai usarono rime d'amore dolci ed eleganti. Allora, questo riconoscere Guinizelli come padre proprio dei suoi compagni rimatori è molto interessante perché, come cercavo di accennare prima, è compatibile con l'epiteto di padre che Dante rivolge più volte a Virgilio, che è il suo grande maestro di poesia, come lui stesso ha detto nel Canto della Selva. È la reverenza nei confronti del quale è stata menzionata da Guinizelli stesso quando nota che Dante cammina più dietro per reverenza, vero? Quindi è interessante perché è come se in questo canto si unissero le due famiglie poetiche dentro la cui insomma, eredità Dante si scrive. Da una parte quella appunto legata al mondo classico, che è stata evidente sia nel Canto della Selva che nel Canto del Limbo, e che chiaramente si manifesta costantemente attraverso le citazioni, le allusioni, insomma, i tantissimi elementi dell'Eneide e delle Metamorfosi ovidiane che sono nella Commedia, con l'apprendimento proprio stilistico, tecnico, più materiale che lui riconosce dovere a Guinizelli, e cioè a un poeta molto più recente, molto meno prestigioso, che è tra i primi in lingua volgare. Ed è importante che Dante qua intanto riconosca se stesso come facente parte di un gruppo, come aveva fatto anche nel canto 24, e anche la ripresa di questo aggettivo dolci che era apparso appunto nella locuzione dolces il novo, e che, come avevamo commentato appunto quando leggevamo il canto 24, è una qualità particolare che Dante nel convivio e nel De volgari eloquentia associa alla musicalità, e che mentre nel De volgari eloquentia viene descritto come un tratto di stile, a partire dal canto 24 del Purgatorio diventa conseguenza del dettato d'amore, cioè e non più una scelta stilistica a sé stante. Cioè la dolcezza dello stile, come dice Buonaggiunta nel canto 24, è la conseguenza del fatto che gli stilnovisti mantengono le loro penne vicine al dittatore, cioè ad amore. Cioè il Dante Pellegrino ha capito che le scelte formali della poesia non sono gratuite, bensì obbediscono alla materia dell'ispirazione. In questo caso è l'amor divino che detta, e da ciò deriva la dolcezza. Infatti vedremo, quando leggeremo in Paradiso, che più volte si caratterizza la condizione dei salvati come dolcezza. Quindi la dolcezza propria come poeta deriva dal dettato dell'amor divino e non dai propri meriti. Si capisce? Ora, il fatto che rime d'amor usar dolci e leggiadre contenga l'aggettivo dolci, come c'era anche nell'espressione dolce stil novo, segna appunto questo filo rosso della lirica elegante, soave,
molto selettiva nel lessico, nella fonetica, molto piana nella sintassi, che lega appunto la poesia di Grizelli con quella degli stinnovisti e, come vedremo ora, con quella dei provenzali. Ora arriviamo a quello. L'altra cosa interessante qua è che Dante non dice che Grizelli è il padre di noi poeti, no? Dice di quelli che abbiamo usato rime d'amor. Infatti, questo è anche questo uno scarto rispetto alla vita, no, scusate, al De Vulgari Eloquentia, perché nella commedia, come è stato notato da uno studioso pisano, la distribuzione dei termini poeta e rimatore è molto più pregnante di quanto non lo sia il loro uso praticamente sinonimico nel De Vulgari. Dante nella commedia si serve del termine poeta solo per gli antichi, quelli che abbiamo visto nel Limbo, e per se stesso come autore del poema sacro. Lo vedremo quando leggeremo il Paradiso. E quindi evidentemente il Dante, scrittore della commedia, associa ormai la poesia alla profezia, al il poeta come quello ispirato, che l'amor divino gli detta, mentre invece gli altri sono rimatori o, come vedremo ora, fabbri, e quindi sono termini chiaramente molto più connotati di materialità che non il termine poeta. Va bene? Allora, al verso 100, Dante ha appena saputo che è Grizelli, avrebbe voluto lanciarsi a toglierlo dal fuoco, lo chiama padre, cioè lo chiama davanti a noi, no? Lui non ha detto niente, finora in silenzio, e al verso 100, e senza udire e dir, pensoso andai lunga fiata rimirando lui, né per lo fuoco in la piuma pressai. Allora, senza parlare né sentire nessun discorso, quindi un fatto eccezionale, no? Nel viaggio, io me ne andai lunga fiata, cioè per un lungo tempo, osservando lui, guardandolo e riguardandolo con attenzione, ma a causa del fuoco non mi avvicinai di più a lui come avrei voluto. E Dante dice che se ne andava pensoso, no? Cioè chiaramente è in preda all'ammirazione, ma questo pensoso diciamo ci ricorda un po' anche l'atteggiamento di Dante nei confronti di Francesca. Vi ricordate che quando Francesca parla per la prima volta con Dante e cita appunto questi versi apparentemente stinnovistici, rimane molto tempo con il capo chino finché Virgilio gli domanda che cosa pensi, vero? E lì Dante risponde domandando a Francesca come si sono accorti lei e Paolo di essere innamorati, e Francesca probabilmente conferma il sospetto che Dante aveva, che probabilmente era quello cui pensava mentre era eccezionalmente in silenzio, e cioè che peccarono leggendo a causa di un libro. Ecco, è possibile che questo essere pensoso di Dante si debba al fatto che per la seconda volta nel viaggio lui trova la letteratura d'amore legata alla lussuria, perché la prima anima di un dannato con cui Dante parla, che è Francesca, ha peccato leggendo, e non gli basta raccontare questo, ma si serve addirittura di versi molto simili a quelli che Grizelli ha scritto per giustificare il suo peccato, e non bastandole quello, poi dice Galeotto fu il libro chi lo scrisse, cioè la colpa, il fatto che io e Paolo, che prima eravamo senza alcun sospetto,
che siamo dannati è colpa del libro, perché il libro ha agito nei nostri confronti come Galeotto tra Lancilotto e Ginevra. Quindi, così come in quel primo episodio di Lussuria, la presenza della letteratura cortese è fondamentale, anche qua Dante, completando in qualche modo il suo tragitto di vedere peccati, diciamo peccatori. La prima con la quale ha parlato è Francesca, ora sta parlando con Guinizelli. Gli estremi sono sempre la lussuria, perché nel caso dell'inferno, in tutti e due i casi sono i meno gravi, ma nell'inferno è all'inizio del percorso e nel purgatorio alla fine. Entrambi i discorsi, sia quello di Francesca che quello di Guinizelli, è pieno di letteratura. Quindi è probabile che Dante, scrittore del Dolce Stil Novo, stia riflettendo sui rischi lussuriosi della poesia d'amore, vero? Allora, al verso 103, poiché di riguardar paciuto fui, tutto m'offersi pronto al suo servigio, con l'affermar che fa credere altrui. Cioè, una volta che mi fui paciuto, cioè alimentato, saziato di guardarlo, mi offersi del tutto pronto al suo servizio con il giuramento, cioè l'affermare che fa credere gli altri, dicendo io pregherò per voi, insomma, dice Dante, ti giuro. E allora Guinizelli al verso 105 risponde: ed elli a me, tu lasci tal vestigio per quel chiodo in me è tanto chiaro che le te non può torre né far bigio. Cioè, la tua, insomma, la tua condizione così straordinaria, il fatto che tu stia andando vivo nel purgatorio e che tu mi prometta che pregherai per me oppure che avviserai gli altri della mia situazione, è talmente straordinario che tu lasci una tale traccia, un tale vestigio di te per quello che io odo, così chiaro che il Leteo, cioè questo fiume della dimenticanza che vedremo tra un po' nell'Eden, il fiume bevendo delle cui acque si dimentica, poi vedremo quando arriveremo all'Eden che il Leteo dantesco è selettivo, cioè non cancella tutte le memorie, bensì solo quella dei peccati commessi. Ma Guinizelli dice: nemmeno le acque dell'Eteo potranno togliere questo vestigio né far bigio, cioè indebolirlo. Ma, verso 109, ma se le tue parole or ver giuraro, dimmi che cagion perché dimostri nel dire nel guardar d'avermi caro. Cioè, ma se tu ora mi hai detto il vero, cioè che pregherai per me, che ti offri al mio servizio con così tanta, insomma, generosità, dimmi perché, per quale causa dimostri di avermi caro nel dire nel guardare, cioè di manifestare un affetto tale nei miei confronti, dice Guinizelli, che chiaramente non sa ancora con chi sta parlando, non sa che Dante è un lettore molto ammiratore dei suoi versi, vero? E quindi Dante al verso 112, e io a lui li dolci detti vostri, che quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro incostri. Cioè, quello che mi commuove di star parlando con voi, di dà del voi, vero? Sono i vostri versi, i dolci detti vostri, di nuovo l'aggettivo dolci, che finché durerà l'uso moderno, cioè la letteratura in lingua volgare, faranno preziosi gli inchiostri che sono stati usati per scriverli. Di nuovo Dante sta, diciamo, connotando di materialità questa poesia in volgare. L'uso moderno, appunto, è l'uso della lingua non in latino, come ogni uso linguistico umano destinato a perire. Quindi sta dicendo, finché la gente scriverà in volgare italiano,
I vostri versi renderanno preziosi i manoscritti dove c'è l'inchiostro. Questa associazione tra lingua umana e diciamo carattere finito di una lingua o di un uso linguistico in poesia verrà ripreso in un altro canto ventiseiesimo, in quello del Paradiso, dove Dante incontrerà Adamo e una delle diverse domande che gli porrà è appunto come fu la sua lingua. Ed è appunto, Dante fa quattro domande ad Adamo, questa sulla propria lingua è quella nella quale lui insomma si prodiga di più, infatti dedica ben 15 versi a descrivere la propria lingua e afferma una cosa che contrasta, come appare più volte nella commedia, con ciò che Dante aveva scritto nel De Vulgari Eloquentia. Perché mentre lì, lui, seguendo diciamo, la tradizione cristiana e specificamente insomma, Agostino, aveva dichiarato che la lingua di Adamo era stata creata da Dio ed era durata invariata fino alla Torre di Babele, facendo coincidere di fatto la lingua di Adamo con la lingua di Cristo, e quindi il carattere, diciamo, cangiante e evolutivo della lingua, secondo il De Vulgari Eloquentia, era una punizione divina dopo il gesto, insomma, superbo della Torre di Babele. Nella commedia invece, nella voce di Adamo, c'è un'idea diversa, perché Adamo dice che lui inventò la lingua e siccome lui è umano, come ogni cosa inventata dagli umani, era cambiata anche mentre Adamo stesso era in vita. E allora questo cambiamento sembra in qualche modo di ubbidire, secondo gli studiosi, alla volontà del Dante autore della commedia di giustificare la scrittura di questo dettato divino in una lingua umana e non, per esempio, nell'ebraico con cui parlavano, insomma, senza alcun mutamento gli antichi, visto che comunque ogni lingua cambia, ogni lingua è destinata ad invecchiare e a morire, come dice Adamo in un altro canto ventiseiesimo, chiaramente in rapporto con questo, no? Perché se qui Dante riconosce come padre dell'uso moderno, padre dei detti d'amore dolci e leggiati, Guinizelli, nel canto ventiseiesimo del Paradiso si riconosce Adamo in qualche modo come il padre di tutti coloro che parlarono una lingua destinata a perire e tuttavia atta ad accogliere il messaggio divino. Va bene? Allora, siccome Dante nella terzina che va dal verso 112 al 114 ha elogiato Guinizelli, nominandolo il padre di tutti noi che abbiamo scritto rime dolci, con un gesto di umiltà, con il solito vocativo frate, no? Dell'umiltà, al verso 115, Guinizelli indica un altro rimatore che a suo avviso è migliore di se stesso. O frate, disse, questi ch'io ti cerno col dito e additò un spirito innanzi, fu miglior fabbro del parlar materno. E quindi di nuovo questa parola fabbro, no? Artigiano, del parlar materno, quindi della lingua volgare, ce n'è un altro che fu il migliore, meglio di me. E con il dito lo indica perché è lì che si sta purgando come lui di lussuria. E al verso 118 chiarisce, versi d'amore, prose di romanzi, soverchiò tutti,
e lascia dei ristolti che quel di Lemosì credo un cavanzi. Allora lui soverchiò, cioè superò tutti quelli che scrissero versi d'amore, quindi i trovatori provenzali, e prose di romanzi, cioè romanzi come la Chanson de la Rose, diciamo, i romanzi in lingua d'oïl, in lingua francese. E tu lascia che gli stolti, cioè gli scemi, i responsabili, credano che quello di Lemosì sia meglio. Quello di Lemosì è un altro trovatore provenzale di un secolo prima, Giraud di Bornel, che l'interessante è che Dante l'aveva considerato nel De Volgari Eloquentia il migliore poeta della rettitudine insieme appunto a Guinizelli. Quindi anche qui c'è un diverso criterio in bocca di Guinizelli sulla gerarchia dei poeti in lingua volgare. Ma questa polemica brevissima serve soprattutto ad innescarne un'altra, cui probabilmente Dante tiene di più, perché riguarda i poeti in italiano. E quindi al verso 121 Guinizelli aggiunge: «A voce più che al ver drizza li volti, e così ferma sua opinione prima carte o ragion per lor s'ascolti». Cioè questi parlano per sentito dire, ripetono quelli che dicono gli altri, e quindi confermano la loro opinione prima di conoscere direttamente un argomento razionale o l'arte di questi. Ripetono, no? E adesso dice, al verso 124, «Così fer molti antichi di Guittone, di grido in grido, pur lui dando pregio, finché l'ha vinto il ver con più persone». Cioè così facevano molti prima di Guittone d'Arezzo. Guittone è appunto quest'altro poeta toscano, appunto di Arezzo, dal quale Dante prende le distanze anche nel canto 24, perché è uno di quelli che insieme ai siciliani e a Bonaggiunto Orbiciani con cui sta parlando sono rimasti dall'altra parte, dallo spartiacque del Dulcis in Noto, vero? Allora dice, molti facevano così, no? Di grido in grido, per sentito dire, dicevano che Guittone era molto bravo, finché la verità ha vinto con più persone, con un gruppo di altri poeti. E dopo aver fatto questa breve intrusione di polemica letteraria, al verso 127, come fanno di solito i penitenti, chiede a Dante di occuparsi di lui. Or, se tu hai sì ampio privilegio che licito ti sia l'andare al chiostro nel quale è Cristo abate del collegio, falli per me un dir d'un pater nostro, quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccare non è più nostro. Cioè, ora, visto che tu hai questo privilegio così ampio che ti è permesso di andare al chiostro nel quale Cristo è l'abate del monastero, quindi in paradiso, prega un Padre nostro per me solo fino alla parte in cui si tratta dell'accelerazione che noi di cui abbiamo bisogno. Quindi lascia perdere la parte di non lasciarmi tentare dal male, perché qui da noi non è più possibile peccare. Quindi fa un Padre nostro solo quello che serve a noi penitenti. E finite le parole, guardate che meraviglia questa terzina. Poi forse per dar luogo altrui secondo che presso avea, disparve per lo fuoco come per l'acqua il pesce andando al fondo. Cioè forse per lasciar venire un altro che voleva parlarmi, che era vicino a lui, disparve per lo fondo, quindi entrò nel fuoco e scomparve come il pesce attraverso l'acqua andando al fondo. Guardate il contrasto tra il fuoco e l'acqua qui e la scorrevolezza con cui entra nel fuoco come un pesce nell'acqua il nostro Guinizelli.
E allora Dante, cui era stato indicato col dito uno che secondo Guinizelli era il miglior fabbro del parlar materno, come al solito non vede l'ora di parlarci, di sapere chi è, perché Guinizelli gliel'aveva indicato, ma non gli aveva detto il nome. E allora il verso 136, io mi fei al mostrato innanzi un poco e dissi che al suo nome il mio disire apparecchiava grazioso loco, cioè io mi feci un po' avanti, per avvicinarmi a quello che mi era stato mostrato, e gli dissi che il mio desiderio gli aveva già preparato un luogo di grazia al suo nome, quindi che era ben predisposto nell'accogliere la sua identità. E allora al verso 139, e cominciò liberamente a dire, cioè lui senza che lo pregassi, senza che io, dice Dante, gli offrissi di pregare per lui, eccetera, cominciò a dire. E qua queste terzine che seguono, che sono veramente di un'audacia retorica inaudita, sono le uniche in cui un personaggio parla nella propria lingua anziché nel fiorentino di tutto il libro. Evidentemente Dante ha voluto, attraverso queste terzine, rendere omaggio alla lingua provenzale cui tanto deve la poesia italiana delle origini, e quindi dà al personaggio, che come ora vedremo è Arnau Daniel, un trovatore provenzale, insomma, la possibilità di parlare con la stessa lingua con la quale scrisse. E quindi lo leggiamo tutto di seguito perché ha un suono bellissimo e poi cerco di fare la traduzione. Tan m'abbellis vostre cortes de man, chi eu non mi puesc ne voglia vos cobrire. Ieu sui Arnaut che plore vau cantan, con si rosvei la passada folor, e vei già un sen lo gioi che sperdena. Ara vos prec, per aquella valor che voi idal. Sovenia vossa temps, devo scrivere in terzine dantesche anche in provenzale, vero? Allora dice: tanto mi piace, oddio, mi state sentendo? Perché mi è venuto un cartellino che dice che il collegamento è instabile. Mi sentite? Durante un periodo non abbiamo L'abbiamo sentito perso per un niente, ma attimo. sì. Oddio. No, stavo commentando la bravura tecnica di Dante, che veramente fa quello che gli pare, che fa tutto quello che vuole e lo sa fare, come costruisce anche le terzine perfettamente in una lingua che non è il fiorentino, vero? Allora, dicono le parole di Arnaut al verso 141, scusate, 140. Tanto mi piace la vostra domanda cortese, che io non posso né voglio coprirmi a voi, cioè celarmi, quindi voglio dirvi il mio nome. Io sono Arnau, che piango e vado cantando. Contrito, cioè triste, vedo la follia passata, quindi il mal comportamento, e vedo gioioso, Johnsen, la gioia che mi aspetta davanti, cioè la gioia del paradiso. Ora vi prego, per quella virtù che vi guida al sommo della scala, di ricordarvi a tempo del mio dolore, quindi di pregare per me in paradiso. E finite queste parole in provenzale, si chiudono le virgolette e Dante chiude con un verso in fiorentino il canto. Poi s'ascose nel fuoco che li affina. Questo verbo affinare è molto interessante perché, a differenza di altri peccati, quello della lussuria sembra di poter essere raffinato, indirizzato verso il vero oggetto. Cioè non è che deve proprio scomparire il desiderio, bensì
ridursi in intensità, rivolgersi in intensità per quel che riguarda la sensualità e indirizzarsi come amore di carità verso Dio, che è effettivamente quello che vedremo rappresentato in un personaggio magnifico del paradiso che è Punizza da Romano, che era una donna, insomma, che aveva fama di, insomma, lussuriosa, appunto, aveva avuto molti amanti, mariti, eccetera, una vita di scandalo, che Dante trova nel cielo di Venere, appunto il cielo dominato dal pianeta che dispone ad amare, e lei racconta che la stessa passione che la portò ad avere molti uomini è quella che la portò anche alla salvezza, perché raffinò appunto questa sua tendenza di amore. Allora, se siete d'accordo, lo rileggiamo tutto e ci salutiamo fino alla settimana scorsa, che abbiamo un canto anch'esso magnifico, di fine del Purgatorio. Mentre che sì per l'orlo uno innanzi altro ce n'andavamo, e spesso il buon maestro diceami: guarda, Giove, che io ti scaltro, feriami il sole in sull'omero destro, che già raggiando tutto l'occidente mutava in bianco aspetto di cilestro. E io facea con l'ombra più rovente parer la fiamma, eppure a tanto indizio vidi molt'ombre andando bonermente. Questa fu la cagion che diede inizio loro a parlar di me e cominciarsi a dir: colui non par corpo fittizio. Poi verso me, quanto potean farsi, certi si fero, sempre con riguardo di non uscir dove non fossero arsi. O tu che vai non per esser più tardo, ma forse reverente agli altri dopo, rispondi a me che in sete, in fuoco ardo. Né solo a me la tua risposta è uopo, che tutti questi n'hanno maggior sete che d'acqua fredda indo o etiopo. Dimmi com'è che fai di te parete al sol, pur come tu non fossi ancora di morte entrato dentro dalla rete. Si mi parla d'essi, e io mi fora già manifesto, se io non fossi atteso ad altra novità che apparve allora, che per lo mezzo del cammino acceso venne gente col viso incontro a questa, la qual mi fece a rimirar sospeso. Lì veggio d'ogni parte farsi presta ciascun'ombra e baciarsi una con una, senza restar, contente a breve festa. Così per entro loro schiera bruna s'abbusa l'una con l'altra formica, forse a spiar lor vie lor fortuna. Tosto che parto l'accoglienza amica, prima che il primo passo lì trascorra, sopra gridar ciascuna s'affatica, la nuova gente Sodoma e Gomorra, e l'altra nella vacca entra Pasife, perché il torello a sua lussuria corra. Poi come brue che alle montagne rife volasser parte e parte inver l'arene, queste del gel, quelle del sole schife, l'una gente sen va, l'altra sen bene, e torna lagrimando ai primi canti e al gridar che più lor si convene. E raccostansi a me come davanti, essi medesmi che m'avean pregato, attenti ad ascoltarne i lor sembianti. Io che due volte avea visto lor grato, incominciai: o anime sicure d'aver quando che sia di pace stato, non son rimase acerbe né mature le membra mie di là, ma son qui meco, col sangue suo e con le sue giunture. Quinci su vo per non esser più cieco. Donna è di sopra che m'acquista grazia, perché il mortal per vostro mondo reco. Ma se la vostra maggior voglia sazia, tosto divegna, sì che il ciel valberghi che è pien d'amore più ampio si spazia, ditemi, a ciò che ancor carte ne verghi, chi siete voi e chi è in quella turba che se ne va di retro ai vostri terchi? Non altrimenti stupido si turba lo montanaro e rimirando ammuta, quando rozzo e salvatico si inurba, che ciascun'ombra fece in sua paruta, ma poi che furon di stupore scarche, la qual degli alti cuor tosto s'attuda, beato te che delle nostre marche, ricominciò colei che prima mi chiese, per morir meglio esperienze in barche.
La gente che non viene con noi, offese di ciò perché già Cesar trionfando, regina contra sé chiamarsi intese. Però si parton sodoma gridando, rimproverando a sé come hai udito e aiutan l'arsura vergognando. Nostro peccato fu ermafrodito, ma perché non servammo umana legge, seguendo come bestie l'appetito, in obbrobrio di noi, per noi si legge, quando partinci il nome di colei che si investiò nelle imbestiate schegge. Or sai i nostri atti e di che fummo rei, se forse a nome vuol sapere chi semmo, tempo non è di dire e non saprei, però ti ben di me volere scemo. Sono Guido Guinizelli e già mi purgo per ben volermi prima che allo spreco. Quali nella tristizia di Liburgo si fer due figli a riveder la madre, tal mi fec'io, ma non a tanto insorgo, quando io odo nomar se stesso il padre mio e degli altri miei miglior che mai, prime d'amor usar dolci e leggiadre. E senza udire dir, pensoso andai, lunga fiata rimirando lui, né per lo fuoco in la piuma pressai. Poiché di riguardar paciuto fui, tutto m'offersi pronto al suo servigio, con l'affermar che fa credere altrui. Ed egli a me, tu lasci tal vestigio per quel chiodo in me tanto chiaro, che le te non può torre né far bigio. Ma se le tue parole or verdurano, dimmi che è cagion perché dimostri nel dire e nel guardar d'avermi caro. E io a lui, li dolci detti vostri, che quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro incostri. O frate, disse, questi ch'io ti cerno col dito e a dito un spirito innanzi, fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d'amore e prose di romanzi soverchio a tutti e lascia dirgli stolti che quel di lemosì credon cavanzi a voce più che al ver drizzan di volti e così ferma sua opinione prima carte o ragion per lor s'ascolti così fer molti antichi di Guittone di grido in grido pur lui dando pregio finché l'ha vinto il ver con più persone. Or se tu hai sì ampio privilegio che licito ti sia l'andare al chiostro nel quale è Cristo abate del collegio, falli per me un dir d'un pater nostro, quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccar non è più nostro. Poi forse per dar luogo al tui secondo che presso avea, disparve per lo fuoco, come per l'acqua il pesce andando al fondo. Io mi fei al mostrato innanzi un poco e dissi che al suo nome il mio disire apparecchiava grazioso loco. El cominciò liberamente a dire «Tan m'abbellis vostre cortes denan, che eu non mi puesc ne voglia vos cubrire. Eu sui Arnaut che plore vau cantan. Con si rosvei la passada folor e vei già usen lo gioi che sper denan. Ara vos preg, per aquella valor che vos guida al son delle scalina, sovegna vos a temps de madolor. Poi s'aspose nel fuoco che li affina. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.